Cari Massivi, buona Pasqua! Per celebrare con voi abbiamo deciso di fornirvi una carrellata dei nostri conigli preferiti, ovviamente nei videogiochi. E incominciamo! Cream Franchise Sonic. Iniziamo con la spalla del riccio blu più famoso nel mondo dei videogiochi. Non sarà iconica come Sonic o Tails, ma il suo fascino innocente e il suo adorabile compagno Cheese la rendono un personaggio memorabile. Jazz Jackrabbit. Ricordate quando tentava di emulare il successo di Sonic? No? Beh, noi sì! Il risultato è stato anche una buona serie di videogiochi. Peccato rimanga solo nella memoria di noi nostalgici, ma per l'occasione volevamo ricordare questa vecchia gloria. Alice Bloody Roar. Qualcuno si ricorda del franchise di Bloody Roar? Speriamo di sì, perché la serie di picchiaduro della compianta Hudson Soft aveva qualche meccanica interessante e un cast variopinto, tra cui Alice, l'infermiera in grado di trasformarsi in un coniglio antropomorfo. Sì, era anche disponibile il costume da infermiera. Rabbids Rabbids Franchise. Correva l'anno 2006 quando Ubisoft ha deciso di far debuttare i Rabbids insieme a Rayman. Da allora il franchise non si è più fermato, includendo innumerevoli seguiti e spin-off, inclusi due crossover con Super Mario. Qualcuno potrà trovarli fastidiosi, ma è innegabile che ormai siano radicati nel nostro medium. Cinderace Pokémon. Il Pokémon Coniglio di Fuoco è stato introdotto nell'ottava generazione, diventando protagonista anche di alcuni spin-off. Con il suo stile da calciatore, enfatizzato nella forma Gigamax, ci ha fatto innamorare a prima vista. Fran, Final Fantasy XII. Apparsa in uno dei capitoli più sottovalutati della saga, bellissima e misteriosa, ha abbandonato il suo villaggio natale per diventare un pirata aerospaziale. La scrittura del gioco e dei personaggi non è tra le più memorabili, ma con il suo carattere introverso e misterioso, Fran si è ritagliata un posto nel nostro cuore. Bonnie Bunny, serie di Five Nights at Freddy's. Come dimenticare l'infame coniglio animatronics che ha infestato le nostre sessioni notturne a Five Nights at Freddy's? Una volta era una chitarrista per una band per bambini, ma ora la sua unica ragione di vita è spaventarvi a morte. Max, serie di Sam & Max. Max e il suo compagno Sam sono nati come fumetto, ma è dall'avventura grafica della LucasArts che hanno raggiunto il successo globale. Noi ricordiamo le loro avventure investigative con grande nostalgia. Non sarebbe ora di proporre un nuovo capitolo? Con questo concludiamo. Vi auguriamo una piacevole giornata e delle buone feste. Continuate a seguirci su tutti i social per contenuti nuovi ogni giorno, connessi, aggiornati, festivi.